C'è la parte economica dell'emergenza, ma c'è anche, se non soprattutto in questo momento, la parte sanitaria. E andiamo su questo versante, lo facciamo attraverso la nostra consueta finestra informativa, ma all'interno del TG6. Andiamo all'ASL di Pescara, perché l'azienda sanitaria pescarese è all'avanguardia per la diagnosi di polmoniti da Covid, una diagnosi estremamente rapida. Allora, ci dice di più nel corso del collegamento Paolo Renzetti. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, bentrovati dalla Direzione Generale della ASL di Pescara e ringrazio il nostro ospite davvero in maniera sentita, il dottor Vincenzo Di Egidio, il primario della radiologia dell'ospedale di Pescara, capo dipartimento dei servizi del Santo Spirito. Buongiorno dottore, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Entriamo subito nella notizia che di queste ultime ore perché il Life Care, la clinica Life Care del dottor Nicola Petruzzi ha donato alla ASL di Pescara e in particolare al suo reparto questa piattaforma radiologica davvero importante che permette un'analisi veloce di quella che è la polmonite interstiziale. È così, professore? È una diagnosi veloce, noi l'abbiamo denominata radiologia no Covid o radiologia 4.0, che fa parte della radiologia, facente parte della branca dell'intelligenza artificiale, che permette di valutare non solo di identificare la polmonite interstiziale, anche se la polmonite interstiziale, non tutte le polmonite interstiziali fanno riferimento al Covid. Non solo quindi di fare un'identificazione di quella che è la polmonite interstiziale, ma di valutarne anche quella che è l'estensione. Perché abbiamo visto con i nostri infettivologi e con i nostri medici dell'urgenza e dell'emergenza che la valutazione del 20% al di sotto si attua un tipo di terapia, al di sopra se ne attua un'altra. Quindi è molto importante dare un criterio, parlare tutti la stessa lingua e soprattutto andare tutti nella stessa direzione, perché al di sopra è il 20%, bisogna partire subito con la terapia proprio per evitare l'ospedalizzazione più cruenta, cioè essere intubati questi pazienti lì dove vanno incontro a una grave insufficienza respiratoria. Questa piattaforma è collegata con noi, con il Biocampus Medico di Roma, con Ancona e con Padova, quindi è importante anche per uniformare, per far sì che tutte le radiologie escano un protocollo per cui parlino tutti la stessa lingua, vadano tutti nella stessa direzione. Innanzitutto è un meccanismo positivo, visto che tutte le mattine noi dobbiamo sentire quell'elenco che è un elenco purtroppo anche triste, noi volevamo dare, per essere anche all'altezza dei grandi percorsi compiuti sia dal dottor Parruti che dal dottor Albani, questo ospedale non essere di meno dal punto di vista diagnostico. Quindi questa è un'importanza notevole a livello nazionale, noi siamo il quarto centro. E poi è importante anche perché permette finalmente di poter comunicare con le strutture private accreditate e convenzionate, che non devono essere più viste in antitesi alla struttura pubblica, ma devono essere viste come un valido alleato, soprattutto in questo percorso Covid che permette quindi di poter parlare e quindi di essere di aiuto, ma anche nei percorsi no Covid, una volta che finirà, perché la nostra principale preoccupazione, insieme agli altri colleghi di tutto l'ospedale, è quello di far sì che questo ospedale rimanga un hub di secondo livello per poter rispondere a quelle che sono le patologie tempo-dipendenti. Quindi noi abbiamo fatto due percorsi, fra un po' penso che il governatore faccia una conferenza stampa e parlerà della nuova allocazione Certo. proprio per la patologia Covid, che deve essere al di fuori del corpo centrale di questo ospedale, in comune accordo con la nostra direzione generale e direzione sanitaria, proprio per evitare che vi sia una contaminazione e per far sì che questo ospedale, perché la gente purtroppo si ammala di infarto del miocardio, di ictus, di emorragie cerebrali, quindi noi dobbiamo assicurare alla nostra cittadinanza quello che veniva assicurato prima. Essendo questo l'ospedale più grande, essendo questo un ospedale, un DEA di secondo livello, è giusto che noi abbiamo due percorsi completamente contraddistinti, completamente separati. Dottor Di Giglio, tornando a questa piattaforma che vi è stata donata dal dottor Nicola Petruzzi della Life Care, è anche importante, direi fondamentale, intervenire subito. Noi riusciamo a intervenire subito, stiamo mettendo a punto nell'esecuzione tecnica della procedura nel più breve tempo possibile. È chiaro che poi c'è questa piattaforma che elabora le immagini e crea, come vi dicevo prima, questa percentuale che è molto importante non solo nell'identificazione, non solo nel bilancio dell'estensione, ma anche lì dove vengono eseguite delle terapie, anch'esse sperimentali, per poter valutare l'effettivo beneficio di queste terapie nei controlli successivi.
È un meccanismo importante che ha due aspetti, che poi sono due aspetti della stessa medaglia, sono due facce della stessa medaglia. Il primo è quello di essere di aiuto in un percorso come quello fatto a Pescara, dove devo dire che ho visto anche i colleghi di Milano, di Torino e di Bologna, noi abbiamo rispettato tutto quello che c'era da rispettare proprio per far sì che esistessero due percorsi separati. È chiaro che questa piattaforma raggiunge lo stesso livello che ha raggiunto questo ospedale grazie alla nostra direzione generale e alla nostra direzione sanitaria. L'aspetto non meno importante, che è un aspetto sociale, culturale e per certi versi anche economico, è che noi riusciamo tranquillamente a comunicare finalmente anche con le strutture private accreditate e convenzionate per un eventuale rapporto sicuramente di fattiva collaborazione con le medesime strutture. Dottor De Giglio, prosegue, chiedo anche a lei come medico comunque dell'ospedale di Pescara, ma medico insomma italiano parlando del nostro paese, prosegue questa discesa di contagi, possiamo confermare che da qualche giorno finalmente è iniziata una lenta discesa? Quantomeno si è stabilizzata, non vi è stata una crescita, quelli che stanno uscendo positivi sono i pazienti che avevano eseguito i tamponi in precedenza. Noi però dobbiamo essere più positivi, io vedo che ci sono una marea di critiche e di polemiche. L'ospedale di Pescara è in condizioni in questo momento, con un protocollo condiviso con la nostra regione e col governatore, torno a ripetere, fra un po' farà una conferenza stampa, di aver allocato al di fuori del corpo principale, quindi comunque la cittadinanza deve stare tranquilla e deve avere fiducia, come l'ha avuto anche in passato, di questo ospedale, proprio per fare questi due percorsi condivisi ma separati, uno Covid e uno non Covid. Chiaro che la diagnostica per immagine con questo sistema di no Covid o radiologia 4.0 che fa parte della branca dell'intelligenza artificiale dà un notevole supporto ai clinici, ai medici, agli infettivologi e a tutti i colleghi legati al problema dell'urgenza e dell'emergenza, salvaguardando nello stesso contempo tutte le altre branche. Pescara, non vi scordate che è il centro di riferimento per il trauma center, è il centro di riferimento per tutte le patologie neurologiche tempo dipendenti, è l'ospedale che ha più esperienza dal punto di vista robotico, cioè abbiamo, io mi vanto di avere dei colleghi che sono veramente all'altezza di questa situazione. Se Pescara è riuscita ad assorbire l'impatto legato al Covid preservando tutte le altre patologie, è legata proprio a una grande organizzazione che è avvenuta all'interno dell'ospedale, quindi onore al merito. Andrea, linea a te per qualche domanda, qualche considerazione con il dottor De Giglio. Una ulteriore conferma, se è vero che il sistema che viene utilizzato a Pescara per queste diagnosi, i TAC polmonari, si riscontra solo in altri tre punti nel mondo, cioè a Wuhan, a Shenzhen, dunque due punti in Cina, e poi a Roma al campus biomedico. Dottor De Giglio, conferma che questa TAC polmonare che avete qui a Pescara esiste in sole altre tre parti nel mondo? Non è che esiste la TAC in altre tre parti del mondo, esiste a livello sperimentale questo studio su questa piattaforma, certo, di questo sistema che permette l'identificazione e l'estensione della polmonite interstiziale. Esistono in quattro ospedali, il campus biomedico, Ancona, Padova e Pescara, sì è vero. E l'ultima per chiudere, cosa, nella sua esperienza di radiologo, sì. Paolo, cosa differenzia la polmonite da Covid, cosa differenzia appunto dalle altre polmoniti che sono dovute ad altri virus o ad altri batteri? Certo, allora chiede ancora il collega Andrea Costantini da studio, qual è la differenza tra la polmonite da Covid e la polmonite tradizionale, quella classica? Allora, la polmonite interstiziale classica, esistevano una volta le polmoniti da immunodepressi, vi era la classica polmonite atipica virale che avvenne durante la massima percentuale, fu durante la seconda guerra mondiale, proprio perché si erano abbattute quelli che sono i sistemi di difesa. La polmonite interstiziale dal punto di vista radiologico ha un'estensione centripeta, cioè si localizza alla periferia per poi andare al centro. La polmonite interstiziale, quella classica, è più centrale come localizzazione dall'attacco rispetto a quella da Covid, quindi
È chiaro che noi possiamo dare informazioni sulla diagnosi in natura, non è che la TAC fa la diagnosi in natura, noi ci stiamo avvicinando il più possibile proprio con questi studi sperimentali che stiamo mettendo a punto a Pescara e siamo in contatto continuo proprio grazie a questo sistema di intelligenza artificiale con gli altri ospedali e anche col campus biomedico. Grazie, grazie al dottor Diegidio, responsabile della radiologia dell'ospedale di Pescara, è tutto, linea a te Andrea.